proprio come me l'immaginavo la mia splendida villa. Io sono Giuseppe Branciforte, principe di Petraperzia e Leonforte. Ho costruito questa villa lasciata alla corte di Palermo a causa della morte del mio adorato figliuolo. L'ho costruita per tutti i nobili in cerca di pace. Le cose conosciute sono futili se insensate. Io stesso ce l'ho all'interno della mia villa, molti segreti e misteri. Chiunque arrivi dovrà confrontarsi con la realtà che gli specchi gli rimanderanno. E se la loro indole è degna, potranno accedere alle mie stanze. Buonasera e benvenuti a tutti i presenti. Noi siamo Danilo, Giulia, Maddalena, Simone, Umberto. Siamo allievi del liceo scientifico bagarese Giuseppe D'Alessandro ed è stato dato a noi il piacere oggi di accompagnarvi durante tutto il recital con le nostre parole. Ci troviamo adesso in questa splendida location, in questa splendida Villa Butere, in particolar modo nella sala Performance, per l'atto conclusivo del nostro progetto di alternanza scuola-lavoro sui vari aspetti del Settecento, in particolar modo sulle corti della Bagheria. Di pelle, certe cose non le posso soffrire. Ma che credi tu che io mio sia? Una frasca? Una scelta? Una pazza? Mi meraviglio di te. Che voglio fare io dai forestieri che vanno e vengono? Se li tratto bene, lo fo per mio interesse e per tenere in credito la mia locanda. Dei regali non ne ho bisogno, so chi merita e so quello che mi conviene. E quando vorrò maritarmi, mi ricorderò di mio padre. E chi mi avrà servito bene non potrà lagnarsene. Sono grata, conosco il mio merito, ma io non sono conosciuta. Basta, Fabrizio, attendete se potete. Chi può intendere è davvero bravo.